27esima giornata nella Serie D Girone F, Avezzano-Francavilla 3-1, Jesina-Monticelli 1-1, L'Aquila-Campobasso si giocherà il 4 aprile, Matelica-Fabriano 1-1, Pinito-Nero-Stellati 2-3, Recanatese-Castelfidardo 5-1, San Marino-Limpiagnonese 0-1, Vastese-San Giustese 0-0 e Vispesaro-San Nicolò 0-0. Per una classifica aggiornata, Matelica 61 punti, Vispesaro 57, Avezzano 47, Vastese 44, Castelfidardo 43, L'Aquila 41, Francavilla, San Marino e San Giustese a 39 punti, Pineto 37, Campobasso 36, Recanatese 31, Olimpiagnonese 30 punti, San Nicolò 29, Jesina 26, Monticelli 22, Fabriano 19 e Nero Stellati a 14. Eccellenza, 25esima giornata, Campo di Pietra Termoli 1-3, Treppini Matese Allife 3-2, Venafro Gamba Tesa 7-1, Boiano Campobasso 1919 0-0, Frentania Olimpia Riccia 3-0, Guglionesi Vulcania 6-1, Spinete Sesto Campano 2-1, Vasto Girardi Isernia 1-0. In classifica Isernia in testa, 65 punti, Vasto Girardi 62, Termoli 49, Venafro 48, Guglionesi 47, Treppini Matese 39 punti, Riccia 35, Frentania 32, Campo di Pietra 29, Gamba Tesa 28, Sesto Campano 27, Allife 25, Boiano 24, Vulcania 21, Spinete 20, Campobasso 1919 a 13 punti. In promozione Cliternina Matese 2-4, Molise Roccasicura 1-2, Baranello Ferrazzano 3-0. Rinviate le gare Carovilli Comprensorio Vairanese e Casalnuovo Roseto. Castelmauro Chieuti 0-0, Santeliana Pietra Montecorvino 2-2, chiude Termoli 2016 Ururi 1-3. In classifica in testa il Matese 59 punti, Pietra Montecorvino 54, Roccasicura e Roseto a 47, Ururi 45, Comprensorio Vairanese 44, Baranello 36, Castelmauro 35 punti, Molise 32, Cliternina 28, Santeliana 27, Ferrazzano 26, Termoli 2016 a 22 punti, Chieuti 21, Carovilli 17, Casalnuovo chiude a 15 punti. Termina con un pareggio di rigore il derby tra Matelica e Fabriano Cerreto dopo una gara in cui i padroni di casa la fanno da padroni senza però riuscire a sfondare. Zuppardo sblocca nella ripresa il risultato con un rigore che genera diverse polemiche, poi Tonelli a sua volta con un rigore riaggancia il pari per l'1-1 finale. Cronaca. Mister Tiozzo inserisce dall'inizio Cuccato al centro della difesa al fianco di Meneghello, mentre a centrocampo parte Gerevini vicino a Malagò. Gabbianelli è affiancato da Angelilli e Tonelli nel trio alle spalle di Magrassi. Diverse novità anche nel Fabriano Cerreto con Mister Monaco che fa scendere da subito in campo Conti, Baldini e Marchionni. Parte subito forte il Matelica che al sesto si fa vedere in area avversaria con Gabbianelli che però è anticipato dalla Briola. Occasione di Magrassi al nono ma Spitoni ci arriva e si salva. Angelilli recupera la sfera sul limite dell'area al dodicesimo con Spitoni che trattiene ancora la sua conclusione. Il Fabriano Cerreto si difende con ordine prediligendo un atteggiamento attendista e votato alle ripartenze. Si fa vedere su punizione al 26esimo, ma il tutto si rivela con un nulla di fatto. Occasionissima di Gerevini a tu per tu col portiere al 28esimo, ma Spitoni si salva ancora. Gli ospiti sono costretti a effettuare il primo cambio al 30esimo, quando esce Marchionni per infortunio ed entra Peronullo. Nella ripresa le squadre rientrano in campo senza ulteriori cambi. Al quarto, secondo tempo, Spitoni si supera sulla conclusione sotto porta di Magrassi che colpisce il palo complice la deviazione dell'estremo difensore ospite.
Al nono ci riprova il Fabriano Cerreto su punizione dal limite dell'area di Peronullo, ma De Maria in salto ci arriva. Pericoloso Magrassi al decimo, ma gli ospiti si salvano ancora in angolo. Ci prova anche Malagò con una conclusione da fuori area al quindicesimo, spedendo la sfera fuori. Al diciottesimo dunque si fa rivedere Peronullo in area avversaria, mandando però la sfera alta. È il ventitreesimo dunque quando il direttore di gara ravvisa un fallo sull'intervento di Meneghello su Zuppardo, ammonendo il giocatore di casa e indicando il dischetto. Dagli 11 metri è proprio Zuppardo a realizzare l'1-0 per il Fabriano Cerreto in festa. Da Polonia appena entrato si fa subito vedere al ventiquattresimo, ma la sua conclusione esce. Il Materica non si demoralizza e al 32esimo è proprio da Polonia lanciato in porta ad essere atterrato in area da Spitone, guadagnandosi a sua volta un calcio di rigore. Dal dischetto Tonelli realizza l'1-1. La gara si conclude dunque sull'1-1. Dopo un weekend di pausa riprende il girone F di Serie D con il match del Torino Benelli di Pesaro tra Vispesaro e San Nicolò. Il campionato è ormai entrato nella fase calda e sono in palio punti decisivi per la promozione diretta in Lega Pro e per la salvezza. Pesaresi secondi a meno 4 dal Matelica, dopo 4 vittorie di fila il sorprendente KO esterno contro il Monticelli ha decisamente complicato i piani di rimonta della squadra di Riolfo, obbligata a conquistare i 3 punti per rimanere sulla scia della capolista. San Nicolò, squadra pazza ed imprevedibile, vincente in trasferta, permeabile in casa. Nelle ultime 4 gare, valanghe di gol per la squadra di Montani, 11 fatti e ben 12 subiti. Abruzzesi disposti con un 4-3-3 che diventa spesso e volentieri 4-5-1 per assorbire l'urto dell'attacco della Vispesaro. I padroni di casa partono con Buonocunto trequartista a sostegno delle punte Cruz e Olcese. Dirige Emanuele Di Pisa in un pomeriggio piovoso con rare aperture soleggiate. Dopo un minuto Liguori si libera sulla destra e scodella sul secondo palo. Nessun giocatore abruzzese accompagna a dovere l'iniziativa del compagno. Al quarto, prima fiammata della Vispesaro, destro violentissimo di Carta respinto dal palo. Il dominio territoriale dei pesaresi è cristallino fin dai primi minuti. Si cerca la palla alta per premiare la stazza fisica di Olcese e Cruz, quest'ultimo schierato dal primo minuto dopo tanti ingressi risolutivi a gara in corso. Al quindicesimo Olcese smorza di petto per Buonocunto, tiro secco ma impreciso del fantasista vissino, palla fuori. 2 minuti dopo Cruz svetta di testa ma non inquadra la porta. Il San Nicolò si chiude a riccio negli ultimi 16 metri, linee di difesa e centrocampo strette e schiacciate con sporadici tentativi di ripartenza. La Vissa cerca di velocizzare il giro palla per sfondare il muro teramano. Al 22esimo altro tentativo dalla distanza di Carta con poca fortuna. Al 24esimo punizione di alleggerimento per il San Nicolò affidata allo specialista Chiacchiarelli che da distanza siderale non impensierisce Marfella. Al 29esimo Cruz e Olcese duellano nel cuore dell'area abruzzese ma nessuno dei due riesce a piazzare la zampata vincente anche per via dell'efficace contrasto dei centrali avversari. Il Benelli invoca il rigore più volte ma l'arbitro lascia proseguire. Con il passare dei minuti la spinta della Vis perde ritmo e qualità. Al 41esimo sugli sviluppi di un angolo calciato da Buonocunto, Caccioli in proiezione offensiva non trova la coordinazione per la girata. Proprio all'imbrunire del primo tempo, ripartenza della San Nicolò affidata a Massetti che dopo una galoppata sulla destra per poco non sorprende Marfella con una strana traiettoria che va a lambire il palo. Squadre al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il San Nicolò si fa ancora più prudente, il campo allentato non aiuta certamente la Vispesaro che continua a spingere con generosità. Al secondo punizione di Carta, angolata ma non potente, Cannella blocca, al quarto Buonocunto da posizione favorevole, calcia alto. E ormai assedio della Vispesaro, l'ottavo break centrale di Bellini che sfrutta un disimpegno avventato del San Nicolò. La conclusione si rivela però frettolosa e imprecisa. Un'altra occasione sprecata per la squadra di Riolfo, poco lucida e concreta nei 20 metri finali. Al 12esimo bomba di Chiacchiarelli su punizione, Marfella respinge con i pugni. Al 20esimo azione reiterata della Vis, tiro di Rossoni rimpallato dal muro abruzzese.
Riolfo prova ad allargare la linea difensiva delle San Nicolò, inserendo Ridolfi largo a sinistra per Buonocunto. Montani cambia invece il terminale d'attacco, togliendo Tiboni per l'intraprendente Moretti, che crea molti più patemi alla difesa di casa. Al 27esimo Giampaolo, da buona posizione, calcia sopra la traversa. Replica della Visse un minuto dopo. Bellini dalla destra pesca Olcese, che si stacca bene dalla marcatura, ma colpisce con leggerezza ed approssimazione, generando più gugni sugli spalti. Visse protesa in avanti, ma certamente più esposta ai ribaltamenti di fronte della San Nicolò. Al 31esimo intuizione geniale di Moretti, che quasi da centrocampo per poco non scavalca Marfella con una traiettoria beffarda che regala per un attimo l'illusione della rete. Il neo entrato di Teramani si conferma pericoloso anche al 36esimo. Marfella è costretto ad un'uscita spericolata per salvare la porta. Riolfo manda in campo Baldazzi, Bortoletti e Rossi per un arrembaggio finale che però non si concretizza. Unico tentativo degno di nota quello operato da Baldazzi al 43esimo, sinistro a giro che termina sul fondo. Finisce 0-0 tra i fischi un pizzico ingenerosi delle Benelli. Sicuramente un'altra occasione mancata per la Vispesaro alla luce dell'1-1 fra Materica e Fabriano Cerreto. I padroni di casa hanno messo in campo impegno e carattere per tutti i 90 minuti, soffrendo però la guardinga organizzazione difensiva degli abruzzesi, che escono dalle Benelli con un punto al platino in ottica salvezza. Nel dopogara la soddisfazione di Montani per un risultato di prestigio, l'amarezza di Riolfo, che difende però i suoi ragazzi e non alza bandiera bianca nella lotta alla promozione. Il derby lo vince l'Avezzano e alla fine anche con merito, ma a parziale giustificazione del Francavilla va anche detto che i giallorossi lamentavano parecchie assenze, pure se a fine partita Iervesi ha un po' glissato su questo argomento. Peccato per il fondo malandato dello stadio dei Marsi, che non ha permesso alle due squadre di poter elaborare una manovra degna di tale nome. Tanti palloni gettati in avanti sperando in qualcosa di buono, ma anche tentativi di triangolazioni che nella maggior parte dei casi venivano interrotti dal fango. Francavilla più robusto fisicamente, già al quinto c'è una palla gol per Banegas che viene servito in corridoio, ma Sbardella va a chiudere con perfetta scelta di tempo. Altri 5 minuti e l'Avezzano passa per la prima volta. Il merito è di Persia, che si incunea in area ospite dove viene affrontato e messo giù da Di Pentima. Fallo evitabile ma allo stesso tempo evidente e il calcio di rigore appare la logica conseguenza. Inutili le rimostranze degli adriatici e dagli 11 metri Cerone offre alla platea il brivido del pallonetto beffardo. Fargione è battuto e i marsicani incominciano a sognare. Alla mezz'ora Pollino potrebbe approfittare di un liscio del diretto avversario, ma il controllo non è all'altezza e tutto sfuma tra il disappunto dei tifosi biancoverdi. Si fa male Sbardella e al suo posto entra Tariuk. Al 34esimo Banegas approfitta di un varco centrale e va a concludere, ma Fanti ci mette una pezza in uscita e sventa la minaccia. Poi c'è un cross di Cerone dal fondo con la palla che sfiora la traversa sotto lo sguardo preoccupato di Fargione. Angolo per il Francavilla e sullo sviluppo Molenda prova la botta dal limite ma senza inquadrare la porta. E poco dopo il Francavilla pareggia. Milizia raccoglie un cross di Di Pentima dalla fascia destra e di testa insacca indisturbato in mezzo all'area biancoverde. A questo punto sembra che si debba andare al riposo sul risultato di parità, ma al 40esimo l'Avezzano torna in vantaggio. Rilancio di Fanti per Dos Santos, che aggancia e controlla davvero brasiliano. Passaggio all'indietro per Pellecchia, che carica il sinistro e fa secco Forgione. Nella ripresa il fondo del campo si presenta in condizioni ovviamente peggiori rispetto all'inizio, ma il Francavilla non molla e al sesto, sull'ennesimo pallone svirgolato, tocca nuovamente a Menna sbrogliare la matassa. Un minuto dopo Cerone batte velocemente una punizione per Pellecchia, che avanza e tira. Respinta corta e palla tra i piedi di Biangiardi, che spara in porta, ma sulla riga bianca è Fiore a respingere di testa. 13esimo, destro di Alexic, che Fanti devia in angolo, evitando la presa problematica. E poi la rete del 3-1, che di fatto chiude il match. È il 20esimo, quando parte il contropiede biancoverde. Persia per Dos Santos, che avanza, controlla e col sinistro insacca alla destra dell'incolpevole Fargione. A questo punto il Francavilla capisce che ormai i giochi sono fatti, ma la squadra di Iervese non molla e al 25esimo va alla conclusione con Dipinto, sul cui tiro Fanti si limita a controllare con lo sguardo. Un tentativo di Alexic dai 30 metri viene bloccato a terra ancora da Fanti.
Ci prova pure Bisegna dal limite, il sinistro è forte, ma Fargione lo intercetta a terra e poi a Pellecchia viene fischiato il fallo. E per concludere vi mostriamo questo diagonale di San Severino che si perde al lato sotto lo sguardo attento di Federico Fanti. Spettacolo di levatura tecnica non eccelsa, ma con questo terreno avrebbe avuto difficoltà forse anche il Barcellona. All'Aragona Vastese e San Giustese si dividono la posta in palio dopo una partita in cui i padroni di casa hanno fatto sicuramente qualcosa in più degli ospiti ma senza riuscire a portare a casa il bottino pieno. Ma andiamo per ordine con le immagini della partita affidate ad Edoardo Daddario. Con la vittoria ritrova De Feo a centrocampo, giocatore reduce da un infortunio, e schiera Cherillo dal primo nel tridente offensivo. Iarocci in difesa vince il ballottaggio con Maronilli e fa coppia con Amelio. Per il resto soliti volti noti. Dopo un'iniziale fase di studio, la prima conclusione della gara è per i padroni di casa con Cherillo che al sesto conclude forte ma centrale, tutto facile per Chiodini. Al quindicesimo la Vastese ci prova con una conclusione dal limite di Fiore, ma il numero 10 non impensierisce l'estremo ospite. Al diciottesimo Leonetti viene toccato al momento della conclusione che sfila al lato. Per l'arbitro Capriuolo di Bari è tutto regolare e lascia correre tra le vivaci proteste dei locali. Da qui a fine primo tempo la partita non regalerà altre azioni degne di nota e si va a riposo sullo 0-0 dopo una gara povera di emozioni in cui la Vastese si è affidata solo a conclusioni da fuori senza mai essere davvero pericolosa. Dall'altro la San Giustese ha giocato una partita prevalentemente di rimessa e non si è mai vista dalle parti di Camerlengo. Nella ripresa la Vastese parte bene al quarto minuto, classica discesa sulla fascia per Stivaletta che dopo aver dialogato con Fiore mette al centro una palla d'oro per Cherillo. Il numero 11 prova la girata in acrobazia ma è attento Chiodini che disinnesca il tiro. Minuto 8, Stivaletta prova la specialità della casa ovvero il tiro da fuori ma la conclusione non impensierisce l'estremo ospite. Un minuto dopo palla gol clamorosa per Leonetti che non trova la porta di un soffio. Con un tocco da biliardo la palla sfila al lato. Al 34esimo finalmente si vede la San Giustese, calcio di punizione velenoso da oltre 35 metri da parte di Tascini. Camerlengo non trattiene, sul tapin il neo entrato Provans non trova la porta per fortuna della Vastese. I padroni di casa rispondono con una punizione di Fiore al 36esimo, la conclusione del numero 10 non impensierisce Chiodini che blocca in sicurezza. E questa l'ultima azione della gara che termina 0-0 dopo 3 minuti di recupero. La Vastese ci ha provato fino alla fine senza riuscire a scardinare il fortino dei marchigiani che portano a casa un punto prezioso per i biancorossi, 4 punti nelle ultime 2 gare che fanno ben sperare per il proseguo del campionato. Ride Pino Di Meo in tribuna per squalifica, l'ex tecnico del San Marino sconta l'ultima giornata di squalifiche, dalle gradinate si gusta il primo blitz della sua squadra in trasferta. Al San Marino Stadium vincono un po' tutti, ottava sconfitta stagionale in casa per una squadra chiusa negli spogliatoi a riflettere per quello che poteva essere ed invece non è stato. Ci si attendeva la classica partita della riscossa dopo le parole di rivalsa pronunciate dal tecnico Filippo Medri al termine della partita persa con il fanalino di coda nero stellati ed invece arriva la seconda e forse definitiva spallata alle ambizioni playoff di un San Marino generoso ma sterile e il silenzio totale in sala stampa fa rumore. L'inizio sembrava promettere bene ma le iniziative dei vari Bugaro, Nappello, Guidi, Ceccarelli e Gadda non sortiscono nessun effetto. Il San Marino crea situazioni potenziali ma manca sempre la stoccata vincente. Si sente come la mancanza di Lorenzo Cinque, l'attaccante parte dalla panchina e così dopo 25 minuti discreti dal punto di vista del gioco il Titano perde ritmo. Troppi giocatori hanno passo lento soprattutto in mezzo al campo e anche la piccola Agnonese alla distanza giganteggia. Santoro chiede il rigore per un braccio in area ma l'arbitro fa ampi cenni che si può proseguire. Subito dopo le prove generali del gol quando Santoro cerca Niang anticipato da falle. Poco dopo la mezz'ora è ancora l'asse Santoro-Niang a creare i presupposti. Sulla respinta corta si avventa Ceria che la mette sotto l'incrocio dei pali per il vantaggio che ha l'effetto di anestetizzare un San Marino insulso. L'unica reazione equivale
ad una protesta per il braccio in area di Rullo, ma anche in questo caso si può giocare. Nella ripresa Medri fa di tutto per scuotere i suoi, dentro anche Lorenzo 5, ma il centravanti ancora non è in condizione e sarà costretto a lasciare il campo per una ricaduta e lascerà così la squadra in 10 con tutti i cambi già effettuati. La pericolosità del San Marino nella ripresa sta tutta in un colpo di testa di Ceccarelli alto e la punizione di Miglietta fuori. Decima sconfitta in campionato, ottava in casa per un San Marino che getta al vento l'ennesima occasione in un campionato che sta per incanalarsi verso la mediocrità. Nessuno parla, bocche cucite, parla il risultato al San Marino Stadium. Agnonese batte San Marino 1-0. Al Mariani Pavone sfida con obiettivi totalmente diversi il Pineto per inseguire il treno playoff. I nerostellati per rincorrere una salvezza impossibile. La spuntano i Peligni che conquistano la seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo il successo nel recupero sul campo del San Marino. Pronti via e al decimo i biancazzurri passano. A fondo di Ciarcelluti la sfera arriva a Tomassini che dall'area piccola a porta spalancata non può proprio sbagliare. Il match cala di intensità. Al 27esimo sul calcio d'angolo svetta Mariani, colpisce però solo la traversa. La legge del calcio, come sempre, è spietata. 10 minuti dopo Bruni artiglia un pallone sulla tre quarti, capolavoro sotto l'incrocio che gela il Mariani Pavone. Il gol sveglia i padroni di casa che si riportano in avanti al 42esimo. Azione fotocopia di Ciarcelluti che penetra in area, arriva sul fondo e scarica al centro nuovamente per Tomassini che anche questa volta deve solo insaccare. Lezione imparata neanche per sogno. Nella ripresa pareggio immediato degli ospiti, filtrante per Bruni, giacchetta respinge ma arriva sulla ribattuta Owachi che scarica in fondo al sacco il gol del pareggio. Il Pineto perde la testa e concede campo ai nerostellati. Al 60esimo manovra avvolgente, capitan Pacella di prima intenzione confeziona il secondo eurogol di giornata. Bellissima la conclusione del capitano Peligno che porta in avanti i suoi nello stupore generale. Mister Amauro prova il tutto per tutto inserendo addirittura 5 punte ma esponendosi così a contropiedi brucianti. Al 90esimo Bruni a porta spalancata fallisce il gol partita. Nell'ultimo dei 5 minuti di recupero Pezzotti beneficia di un rimpallo ma la sua conclusione è solo alta. Non succede più nulla, colpo gobbo dei nerostellati che vincono per 2-3, una vittoria che dà una flebile speranza di salvezza alla formazione di mister Di Corcia. 3 gol subiti in casa e tante cose da rivedere per il Pineto che esce dalla sfida ridimensionato in obiettivi stagionali e morale. Al Carotti finisce 1-1 la sfida tra Jesina e Monticelli in quello che era considerato un match salvezza. Un punto per uno quindi che non soddisfa in primo luogo i padroni di casa, autori di una prova coriacea e di grinta, ma è mancata alla Jesina la stoccata vincente per chiudere definitivamente la partita. Il Monticelli con una gara in chiave difensiva riesce a strappare un punto dopo aver sofferto la pressione dei padroni di casa. Pronti via, il Monticelli si schiera con una difesa a 5 e davanti la coppia Galli e l'ex Margherita a cercare di far male. Mescola le carte mister Di Donato in casa Jesina che dal primo minuto schiera sull'out di sinistra il classe 97 Montuori e dall'inizio preferisce in avanti Valdés a Pierandrei. Parte forte la Jesina che cerca subito di mettere il Monticelli nella propria tre quarti e la prima azione è proprio di Marca Leoncella. All'11esimo una bella azione in palla al piede in bello stile ma Cameruccio non trova l'aggancio sulla bella palla messa al centro da Montuori. Due minuti dopo azione da Moviola. Bassini entra duro su Magnanelli ma per il signor Monaldi non ci sono gli estremi per fischiare il penalty. Proteste vibranti del pubblico di casa.
Al 17esimo ancora Jesina, Cameruccio lavora sulla destra e serve la corrente Magnanelli, ma il centrocampista Leoncello non trova la porta. Primi 25 minuti, primi appannaggio della Jesina. Ma al 19esimo l'occasione d'oro capita al Monticelli, che per la prima volta si fa vedere. Punizione dalla tre quarti e l'attaccante Galli trova la battuta di prima intenzione sulla palla scodellata al centro, ma trova la traversa. Si salva la Jesina. I ritmi si abbassano e le squadre vanno all'intervallo sullo 0-0. Cambi per mister Di Donato, che sostituisce gli esterni difensivi, dentro Sassaroli e Anconetani al posto di Montuori e Silvestri. Qualche minuto dopo esce Valdés ed entra Pierandrei. Ed il cambio dà subito i suoi frutti. La Jesina recupera palla a centrocampo con Magnanelli, che serve Pierandrei, che al primo pallone giocabile lancia Cameruccio sulla fascia di destra. Scatenato l'esterno biancorosso, che arriva tu per tu con Marani e lo batte con un tocco preciso. Davvero pregevole la galoppata di Cameruccio. 1-0 Jesina. La Jesina gestisce il Monticelli, non sembra trovare la scossa giusta dallo svantaggio, e al 29esimo è ancora Cameruccio protagonista, questa volta si accentra e prova la botta da fuori, Marani è attento e blocca. Aumenta i giri del proprio motore il Monticelli alla ricerca del pareggio, che arriva al 36esimo. Cross dalla sinistra insidioso di Margarita ed è Ciabuschi, neoentrato, a trovare la zampata vincente dopo il duello vinto con Anconetani. Pareggio Monticelli, 1-1. A questo punto le forze delle squadre ovviamente scemano e la Jesina tenta con il cuore di andare a trovare il pareggio, e ne avrebbe anche l'opportunità. Al 43esimo la palla d'oro è per Pierandrei, che però calcia debolmente. Dopo 3 minuti di recupero, ancora occasione per la Jesina, questa volta è Giovannini a cercare la porta, ma la palla finisce al lato. 1-1 quindi tra Jesina e Monticelli, un punto che lascia l'amaro in bocca sicuramente ai padroni di casa e che forse accontenta il Monticelli, che con 2 tiri in porta è riuscita a strappare un punto qui a Jesi. Migliore in campo Cameruccio, ribadisco il finale, Jesina-Monticelli 1-1.